ragazzi, è Fernandez nel posto. Oggi studiamo insieme, siamo soli, di Vasco Rossi. Però prima di cominciare questo tutorial ti ricordo di iscriverti in questo canale YouTube. Non ci vuole nulla, il tasto iscriviti sta qui sotto a te e almeno sarai aggiornato su tutto quello che pubblico. Se attivi anche la campanellina ti arriva proprio la notifica che ti avvisa ogni volta che io ho pubblicato qualcosa. Quindi manco devi stare a pensare: oddio, avrà pubblicato, non avrà pubblicato. No, ti arriva proprio la notifica e lo sai, diciamo, in automatico. Detto ciò, cominciamo subito con il nostro tutorial. Allora, il giro di accordi di tutto il brano fino allo special è sempre lo stesso. Quindi intanto vediamo questo giro, che è Si minore, Sol maggiore, La maggiore, Mi minore. Ti faccio vedere come si suonano. Allora, Si minore, barré al secondo tasto, medio al terzo tasto della seconda corda, mignolo e anulare entrambe al quarto tasto, ma rispettivamente della terza e quarta corda. Questo accordo puoi farlo anche nella versione semplificata, qualora ti risultasse difficile fare il barré. In che modo? Togliendo il barré e suonando con l'indice soltanto il secondo tasto della prima corda. Però in questo caso dovrai suonare dalla quarta corda in giù. Poi abbiamo Sol maggiore, anulare al terzo tasto della prima corda, indice al secondo tasto della quinta corda e medio al terzo tasto della sesta corda. La maggiore, mignolo, anulare e medio tutti al secondo tasto, ma rispettivamente della seconda, terza e quarta corda, e Mi minore, al quale ci arrivo dalla maggiore semplicemente togliendo il mignolo e spostando il medio e l'anulare entrambe una corda sopra. Quindi abbiamo detto, il giro è sempre lo stesso fino allo special, perché allo special cambieranno accordi. Però non vi preoccupate, ora vediamo tutto, iniziamo appunto da questo giro. Non ci posso credere, sei nervosa e non sai perché. Non è mica facile. Tu non puoi pretendere, siamo qui e siamo qui. Tutto può succedere, ora qui siamo soli, siamo soli, siamo soli. Siamo soli con Mi maggiore, che è uguale al Mi minore, quindi sempre anulare e medio entrambe al secondo tasto della quarta e quinta corda, ma in più ha l'indice al primo tasto della terza corda. Adesso c'è lo special, il quale lo suddivideremo in due sezioni per studiarlo meglio. La prima sezione è la seguente: Mi minore, Si minore, La maggiore e di nuovo Si minore. Fa così. Vivere insieme a me, hai ragione, hai ragione te, non è mica semplice, non lo è stato mai per me. Seconda sezione, Sol maggiore, Re maggiore e conclude sulla maggiore. Quindi è così. Io che ci credevo più di te, che fosse possibile, e smettila di piangere. Nella prima sezione, quando arriva qui, che fa? Vivere insieme a me, hai ragione te. Qui potete fare questo preziosismo, ovvero barré con l'indice al secondo tasto, che prende la seconda, la terza e la quarta corda, e fate uno slide dal secondo al quarto tasto, così. Vivere insieme a me, hai ragione te, non è mica semplice, non è stato mai per me, eccetera eccetera. Per chi volesse fare anche la solo, le note che si alternano sono solamente queste due: Si, La, che si prendono al nono tasto della quarta corda, Si, e al settimo tasto della quarta corda, La.
se vi è piaciuto lasciate un bel like, condividete questo video dappertutto su tutti i vostri social. Io come sempre ragazzi vi ringrazio infinitamente per la visione, vi lascio anche il mio Instagram perché su Instagram pubblico tantissimi contenuti extra e pubblico tantissimi aggiornamenti riguardo la mia produzione artistica. Vi ricordo ancora una volta di iscrivervi in questo canale YouTube e io vi aspetto al prossimo video. Benz!